Qualcuno vuole un po' di Yu-Gi-Oh? Ehi ragazzi, ben ritrovati l'Andrea Link Amatore e benvenuti su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Che bel titolo. Oggi continuiamo ovviamente la storia, cos'altro vogliamo fare, e abbiamo Mako Tsunami che ci attende al varco. Attacco dall'abisso. Ragazzi, ve lo dico ora, l'altra volta l'ho detto ma non l'ho messo in video. Per il bene della storia, cercherò di usare il deck che la storia mi fornisce, ovvero quello dei vari duellanti. Se proprio vedo che non ce la faccio ad andare avanti, uso un altro dei deck che mi dà il gioco, sia chiaro. Però, per il bene appunto della storia e della continuity, cercherò di usare quello predefinito del giocatore, Yugi, Joy, quello che sia. Ah ok, qui è quando appunto arrivano a una scogliera che dà sul mare e hanno fame e sentono odore di un pesce che si sta cuocendo. Su questa braccia ci sono dei pesci appunto che però sono stati pescati da Mako Tsunami. Ovviamente loro si qua chiacchierano senza motivo. Ecco, Tea dice, sapevo che era una cattiva idea ma in realtà no, anche lei aveva fame. Come usate rubare il mio pesce, sporchi ladri? Rilassati, è solo qualche pesce, infatti stavi a pescare e potevi prenderne qualcun altro, no? Aspetta un secondo, tu sei Mako Tsunami, il miglior duellante oceanico? E voi chi siete? Sono Yugi Muto, mi dispiace per i tuoi pesci. Tu sei Yugi Muto, l'unico duellante che è riuscito a sconfiggere Seto Kaiba? Sì, con poca difficoltà, se devo ammetterlo. In effetti il deck di Yugi per quella sfida è ottimo. Va bene, accetto la tua sfida. Glorioso soldato nero e mistero del crepuscolo della sera. Le carte del BLS sono bellissime. Ovviamente perdo, ma è ovvio, no? Primo a iniziare. Oh, lui inizia primo. Wow, bene. Anche meno? Anche meno audio? Mi ha fatto paura. Mega squalo bianco. Quanto la odiavo quella carta. Perché io apro le bustine, mi aspettavo di trovare chissà quale carta bella. Squalo bianco. Ero piccolo. No, che mi arrendo, fermati. Allora, a 1006 di attacco. Fortarello, attaccare la luna. Che poi è uscita tardi questa carta. In realtà attaccare la luna è una carta non troppo non troppo buona alla fine. Vabbè, la metto coperta. Potrei anche attivarla ora. 1006 di attacco. Niente, non posso fare nulla. Posiziono e passo la mano. Aspetto di trovare soldato di pietra. Perché attaccare la luna sì, distrugge una carta magia o trappola. Un'altra da 1006? Cavoli! Ma no! A parte che 3 castoro guerriero. Guarda, sarei tentato già di arrendermi perché va male. Io devo capire chi è che progetta questi deck, se li progetta per farti perdere. Perché in quel caso a 1002 di attacco Medusa, ma allora vai, prossimo turno è finita, eh. Altro giro, altra corsa, signori. Inizia con una carta coperta. Allora scusami, io sono tanto bravo. Metto la mia, mi potenzio i mostri. Roccia e zombie? Dinosauro, zombie e roccia. Beh, roccia e zombie è uguale. No. Aumenta attacco e difesa. Allora, soldato qua. L'elfo mistificatore, no. E concludo. Mi tengo in difesa. Tanto se mi attacca con un mostro da 2002, ci andiamo pari. Oh, shooteroni, shooteroni. Mi dà modo di stare un attimino riparato. 2350 di attacco, non è poco. Proprio 2350 proprio. Ok. Ok. C'è il modo. Però ho paura di questo, ho paura. Perché potrebbe essere qualsiasi cosa. Tributo torrenziale!
Sarei molto tentato. Sono molto tentato di farlo. Mamma mia, ragazzo, che ti succede ora? Ah, ok, non si sa cos'è. Meglio così. Io non mi ricordo il deck di Mako. Però ha il pescatore leggendario che ha un effetto strano. Ok, se la gioca tutta in difesa. Boom, andata via. Perfetto. Ok. Attacco. Ti prego, fa che non sia una carta strana. La medusa. Ok. Se evoca il pescatore, cioè se pesca il pescatore, lo evoca comunque. Perché è troppo stupido il computer. Gioca con le sue carte. Anche il computer ha le carte preferite. Ah, vorrei evocare Anatema, ma dovrei sacrificare lei. E Anatema non mi fido di evocarlo. Perché l'elfo almeno è una difesa molto forte. Guarda, lo dico ora anche a costo di tirarmela addosso la sfortuna. Ma questo duello sta andando bene. Perché lui sta giocando solo in difesa, non ha pescato mostri all'inizio, a quanto pare. La giaretta dell'avidità! No, la giara è un altro effetto, cioè questa è l'anfora. Il demone selvaggio. Il drago alato. Ah, è debolino però, eh. I suoi pesci non hanno molta difesa. Ma ti pareva? Ma proprio l'unica carta che vado a beccare con 2000 di difesa? Qual è? Porca miseria! Guardalo! Golem guardiano. L'effetto di questo golem guardiano non è male. Guarda. Oh! Di coccio, di coccio! Di coccio! Andrè? Che miseria. Io sono di coccio e sono anche stronzo. Allora, evocazione per scoperta. Faccio tornare in mano una carta. Ma no, questa la voglio attaccare. Vuoi attivare l'effetto di attaccare da luna? Sì, ok, scelgo questa. A catena. Cos'era? Oh, muro tornato. Quando mi è sul terreno. Va bene. Posso comunque sia ancora evocare. Offrire un tributo, sì. Ma il suo lavoro l'avrebbe fatto, ma lo offro lui. Attacchiamo, guarda. Ok, 1400, il demone Kraken, o quello che era. Ah, perfetto, attacchiamo anche con lui. Ottimo. Ora io posso riattivare l'effetto di questa carta, di Golem Guardiano. Metterla coperta e ciao. Non ha niente sul terreno. Il prossimo turno potrebbe decretare la sua sconfitta. Devi avere un mostro con oltre 3000 di difesa. Gaia il cavaliere. Guarda, sono talmente paraculo che ti faccio tornare questa. Attivo l'effetto di attaccare la luna e ti levo la carta Umi. Guardalo, guardalo come va questo duello, guardalo! Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. Guarda, sacrifico uno e due. Via. Per evocare Gaia il cavaliere. Mi basterebbero loro per vincere, eh. Però siccome sono anche paraculo, il soldato al cimitero non so come. La fortezza. Balena fortezza, ragazzi, con la sua stessa carta. Con la sua stessa carta lo faccio fuori. Anatema del drago, fuoco dell'inferno. Teschio evocato. E infine, vai, balena cornuta, veramente, più che fortezza. Ragazzi, così si vince. Mako, questa vittoria non è stata facile, ci credo. Tu sei un grande duellante. Booster pack di Bakura. Abbiamo tre booster pack. Sì. Exodia Necro. Oh, però.
Se riuscissimo a evocarlo. Ah, barriera per insetti. Draghetto. Per il deck di lei sarebbe ottimo. Acquistiamo anche quello di Bakura. Insomma, non ho mai acquistato nessun pacchetto. Apriamo qualcosina. Ma scherziamo? A questo punto, il duellante dinosauro... Oh, questa quanto era bella. Quanto era bella sta sfida. My Valentine era seduta su una collina in tranquillità. Non capisco, battere i grandi duellanti di solito mi diverte come una svendita di negozi. Perché non riesco a goderli? È tutta a causa di quell'odioso di Joy. In quel momento Rex Raptor, un duellante che mai sconfisse durante il viaggio verso il regno dei duellanti, salta fuori di sorpresa. Perché nel manga, nell'anime non so se viene detto in quello doppiato, ma in quello giapponese forse sì, Mai fa a Rex Raptor, che è stato intanto il vincitore regionale del Giappone, alla stanza e Mai no. Allora fa Mai, guarda, facciamo così. Se vinco io mi prendo la stanza, se vinci tu puoi fare quello che vuoi di me per tutta la notte. Lui ovviamente con la bava già alla bocca dice ok, accetto, invece perde. E Mai appunto dice cavoli tuoi, te ne vai. E a questo punto Joy vedono con Mai e Rex Raptor. E Rex Raptor gli fa: ehi, facciamo una cosa, sfidiamoci. A questo punto i due decidono di sfidarsi. Quindi sfida tra Rex e Joy. Vai, forbici. Inizio per secondo. Ma quanto è bello oggi. Quanto è bello oggi. Il guardiano 5 stelline perché appara. Ah, ma abbiamo riduzione del costo. 1600. Sogen. Oh, due guardiani no, ragazzi, però cioè dai. Una carità sgraziata. Pesco 3 carte e ne scarto una. E $1,900. Anche lui ha la carta lì, eh. Me la tengo per un altro turno quella. Vai. Così posso attaccarlo di gran prepotenza. Prende 1000 life. Va bene, va bene. Prende 1000 life point per ogni turno che io tengo il suo mostro. Non è un problema, non è un problema. Tranquillo, eh. Interesting, interesting. Ah, scambio di anime. Offro il suo mostro come tributo ed evoco il mio. E si ritrova ancora senza mostri. Non posso fare la battle phase, ma non è un problema. Vai, vai, aumenta, aumenta. Non so cosa ci voglia fare, visto che effettivamente ce l'ha già sul campo. Ok. Buco trappola, ragazzi, è talmente bandita che pur averla nel deck è illegale. Ah, Savegna! Quello era il ruggito minaccioso. E che palle! Scusami, eh! La pottina dell'avidità! Sarebbe pot, in inglese pottina. Oh, senti però, quante carte hai che ti richiedono troppi... Scarta dalla tua mano. Abbiamo il leoncino. Via il leone. Beh, evochiamo Garusis. Allora, con 1900. Sì, io so che è un azzardo. A questo punto basta. Basta, dai. A un certo punto. Però nulla mi impedisce di attaccare. Evoca specialmente. È un azzardo, eh. È un grande azzardo. Mandargli dei mostri al cimitero. Chissà che mi può evocare. C'è il drago lui, sì. Finché non prendo qualcosa... Preferisco mandare lui. Perché? Guarda questo qui quanto prende l'attacco ora.
Guarda! No! Dovrei pescarne un altro. Dovrebbe essercene un altro, eh. Aspetta, aspetta, con calma. Con calma. Con calmissima. Con calmissima. Con molta calmissima. Con molta calma e palle. Con moltissima calma, ragazzi. Con moltissima calma. Fermi tutti. A 2002 di difesa. Non me ne può fregare di meno. Perché guarda ora che faccio. Attivo l'effetto, lo so. Non posso attaccare. Ma chi se ne avvantaggerà? Chi se ne avvantaggerà? Chi? Se non io. Io sono podero in questo momento. Io sono molto podero. Mi sento podero. Se fa un Ray Jack o un buco nero, io faccio un table flip con tutta la strumentazione. Non me ne frega nulla. Oh, grande. E ho vinto praticamente. Non devo dirlo, non devo dirlo. Se ora proprio fa la giocata della vita, ma deve avere un culo tremendo proprio. Prego, a lei la mossa. Fino alla fine dei tempi. È andata. Vai, col deck di Joy. Questa volta il deck era podero, eh. Beh, credo che tu abbia vinto le mie Star Chips. Non solo ho vinto le tue Star Chips, ma ho anche vinto la tua carta Occhi Rossi. Sì, perché ha messo in palio il drago nero. Ora dovrei fare duelli invertiti, ma invece la vedo. Direi di farci lo spirito malvagio dell'anello. Bakura era un liceale amico di Yugi e dei suoi altri compagni. E ha al collo uno degli oggetti del millennio, perché si vede, eh. Lui non partecipa al, diciamo, a questo torneo, ma gioca per conto suo. E attenzione, vuole portare Yugi nel regno delle ombre. Perché stai facendo questo, Bakura? Hai qualcosa che voglia, cercherò di prenderlo. Bakura, posseduto da uno spirito sconosciuto, utilizzò la forza del suo anello del millennio per prigionare le anime degli amici di Yugi. Sì! Ma questa è una cosa che è successa, in realtà, nel numero 7, se non sbaglio, del manga. 7 in Giappone, 13 in Italia, ed è un numero bellissimo. Vuoi il mio puzzle del millennio? Allora dovrai duellare contro di me. Ma se vinco rilascerai i miei amici e ci manderai indietro. Accetto dei termini ridicoli. Ok. Sì, praticamente era un GDR. Perché Yugi era il re dei giochi, non il re del gioco. E praticamente hanno giocato a un gioco di ruolo e hanno vinto. Con molta fortuna hanno vinto. Però insomma ce l'hanno fatta. Wow, cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi? Stanno sanguinando. Se hai dei mostri così poderi e poveri soprattutto. Poderi e poveri? Oddio, 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 sta giara maledetta. Oh, attenzione però, se prendo... Ma vieni podero proprio, mostro risuscitato! Oh mio Dio, ragazzi sto male per quello che vedo nelle mie mani e nel mio cimitero. Io sto malissimo, raga. Io non vedo l'ora di evocargli. Ma evoca chi ti pare, evoca chi vuoi. Sì, va bene. Ma come Breath of Light? Distruggi tutti i mostri di tipo roccia scoperti sul terreno? Va bene. Evochiamo un bel maghetto! È il mago nero! In attacco, certo. È qui. Ora. Battle Phase.
e attacca diretto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Già pregusto la vittoria. Ha l'insetto mangia uomini il maledetto? Potrebbe averlo, eh. Non sarebbe strano. Me la rischio, me la rischio, me la rischio. Con calma. Stiamo calmi. Stiamo calmi. È ancora tutta quanta da giocare. È ancora da vedere. Pago 2000 life point e mi recupero due mostri dal cimitero. È vero che non posso attaccare nel turno in cui attivo questo effetto, ma intanto ho due mostri sul campo. Lo metto in attacco, non c'è problema. Non mi preoccupa minimamente. Non mi preoccupa. E se lui ora gioca in difesa, io ho vinto. Io ho vinto. Forse. Io, ragazzi, penso di aver vinto. In realtà con i danni non ci rientro immediatamente nella vittoria. Potevo giocarla in maniera diversa, sì, ma in quel momento mi è sembrata la cosa migliore da fare. Pagare solo 2000 life point ed evocare solo due mostri, perché no? Ora attivo anche la carità graziosa dopo aver evocato il teschio evocato. Ma scarto una e due. È uguale. Ok, non ha niente per difendersi. Perfetto. Bene. Solo 500 life point. Vabbè. Stiamo calmi, stiamo molto calmi. Stiamo tutti calmi. Ok, ho un mago della fede. Ho un mago della fede. Calma, calma tutti. Calmissima tutti, ragazzi, calmissima tutti. Certo che qualche mostro un pochino più forte non è che mi farebbe schifo, eh. Io ho paura che abbia un altro mostro maledetto. Un altro insetto mangia uomini potrebbe avere. Quindi mi limito... Fai bravo rumore, mi limito ad attaccare la carta che ha scoperta. Ok, a me sta bene perché non ho nulla. Allora, comunque io me la giochi, ho vinto. Quindi voglio farla sporca, voglio farla. Siccome lui è stupido, non sa giocare, peggio di me a giocare. Lo spirito malefico di Bakura se ne va. Stai bene, Bakura? Ora lo sono, grazie a te. Dove hai preso il tonnello del millennio? Mio padre lo raccolse in uno dei suoi viaggi e attirò la mia attenzione, quindi me lo sono messo. Quando mio padre tornò dal viaggio lo diede a me. Mi disse che io ero destinato ad averlo. Abbiamo un nuovo duellante! Ok. La carta distintiva, maledetta. Oh, oddio, Panic! Panic all'attacco. Ok, questa la faremo nel prossimo episodio, ragazzi.
Io mi vado a fare i duelli invertiti e sclererò off camera per il vostro divertimento. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yu-Gi-Oh! Vi ricordo in descrizione che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!